Ciao a tutti ragazzi, grazie a tutti coloro che mi seguono su YouTube, mi seguono, quindi commentano i miei video, mettono mi piace e soprattutto li guardano, grazie mille. Quindi ho una sorpresa per voi, ovvero inizierò a fare alcuni tutorial di giochi di magia. Saranno tutorial di giochi semplici, magari non con tecniche estremamente difficili, però abbastanza carini da fare ai vostri amici così, e spero che questa idea vi piaccia. Vi ringrazio ancora per le visualizzazioni ed ecco il primo tutorial. 3, 2, 1. Ciao a tutti ragazzi ed ecco come promesso l'appuntamento con il primo tutorial del gioco di magia. Allora, il gioco di magia che si fa con un mazzo di carte che potete anche effettivamente mescolare e far tagliare così, in questo modo. Perfetto, poi andate a far scegliere allo spettatore una qualsiasi carta dal mazzo, come per esempio questa qui, no? Gliela fate vedere ed è un Joker. Prendete il Joker, effettivamente, lo girate e tagliate il mazzo così visibilmente, senza alcun trucco e senza inganno, così, tagliate il mazzo. Poi cosa fate? Andrete a dire allo spettatore che avete delle potenzialità, quelle di chiamare le carte. Quindi adesso io chiamerò la carta è scelta e la farò girare di faccia rispetto alle altre carte, e infatti ecco, guardate, si è girato, però aspetta, non è questa, non era il 4 di cuori, però il 4 è la mia carta fortunata. Infatti guardate, basta contare 4 carte da qui, 1, 2, 3, e la quarta è proprio il Joker scelto da voi in precedenza. Ecco, questo è il gioco di magia che adesso vi andrò a spiegare. Vai col, ecco a voi il tutorial del gioco svolto prima. L'unica accortezza che dovete avere per eseguire questo gioco è di andare a posizionare un 4 girato di faccia in fondo al mazzo, però non in ultima posizione, ma con dietro altre 3 carte, in modo tale che quando andate a tagliare, vi faccio vedere, guardate, fate scegliere effettivamente una qualsiasi carta, non ci deve essere nessuna forzatura di carta. La fate scegliere, poi una volta guardata, per esempio il Jack, andate a mettere in cima, così. Fate tagliare allo spettatore e come vedete il Jack, che è qua, andrà a contatto con il 4 e le altre 3 carte quando lo appoggerete, in questa maniera. Così, senza che lo spettatore abbia visto niente, chiaramente, andate a guardare e c'è il 4 girato di faccia e 1, 2, 3, 4, la quarta carta, è proprio quella scelta dallo spettatore. Questo è chiaramente un gioco carino, non ci vuole molta tecnica, lo potete fare subito, l'unica cosa che serve.